Nuovo appuntamento con Frate Alberto Maggi, teologo, biblista e fondatore del Centro Studi Biblici Giovanni Vannucci di Montefano in provincia di Macerata. Allora, buongiorno Frate Alberto. Buona giornata, Luce. Siamo tornati in zona gialla e voi a Montefano avete riaperto la vostra chiesa. Insomma, cominciamo da qui, i fedeli sono tornati. Com'è andato questo nuovo inizio? È un inizio graduale, noi non è che lo incoraggiamo molto perché è sempre meglio essere ancora prudenti perché la nostra linea è sempre stata la salute prima delle celebrazioni. Ci sono altri modi per essere vicini alle persone che non siano le messe o altro. Quindi l'importante è la salute. E adesso vediamo un po', c'è un po' il rischio di un'euforia della libertà, la libertà, come se la libertà dipendesse da quello che viene dall'esterno e non da quello che nasce dall'interno. E quindi insomma speriamo che la prudenza prenda il sopravvento anche sull'euforia. Ecco, ma oggi, Frate Maggi, anche sull'onda dei fatti di cronaca che sono accaduti negli ultimi giorni, vorrei parlare con lei della violenza sui social. Ecco, non posso dimenticare le immagini di quella ragazza disabile che è stata picchiata dal branco, o meglio, da un gruppo di donne bulle. Immagini che poi sono state pubblicate su Facebook. Insomma, perché tanta cattiveria che non risparmia nessuno e neanche i giovani? Cosa ne pensa? C'è nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giacomo, un'analisi veramente di una grande acutezza psicologica. Leggo due righe dal capitolo quarto della lettera di Giacomo, dove descrive il perché della violenza, quindi non è un problema nuovo, è sempre stato antico. E scrive Giacomo: da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? E sentiamo che analisi fa: bramate e non riuscite a possedere e allora uccidete. Quindi da questa brama è una frustrazione in fondo. Invidiate e non riuscite a ottenere e combattete e fate guerra. Quindi la violenza, secondo questa analisi profonda di Giacomo 2000 anni fa, deriva dalla invidia e dalla frustrazione. Quindi c'è da avere compassione per queste persone che sono violente. Del resto, se pensiamo anche a Cristo in croce, insomma, quanta violenza anche in quell'atteggiamento, in quella persecuzione, in quella cattiveria. Ecco, lei parlava di frustrazione, ecco, quindi è questo che si nasconde dietro atteggiamenti di questo genere. Insomma, potrebbe aiutare anche l'idea che forse non si accetta nell'altro quello che non accettiamo di noi stessi. In fondo, puniamo quello che non ci piace di noi, può essere così? Ricordo tanti anni fa, a una delle lezioni di psicologia, un insegnamento che mi rimase molto, molto in mente. Ci disse il psicologo, il professore, dice: il difetto che non sopportate nell'altra persona, in realtà è quello che voi avete e che non ammettete. Ecco perché certe persone ci stanno profondamente antipatiche, perché vediamo nell'altro quello che sappiamo essere noi, ma che noi non ammettiamo. Cominciamo a riflettere allora su noi stessi. Si parte sempre da dentro, anche qui, insomma, il cambiamento avviene prima di tutto dentro di noi. E diciamo che anche il fatto di essere coperti, insomma, dai social, di non metterci la faccia, ecco, questo può essere anche un'altra spiegazione di atteggiamenti come questi. Insomma, la gente non si vuole prendere le proprie responsabilità e neanche i giovani, a quanto pare. La funzione dei social supplisce uno strumento, chiamiamolo così, che c'era fino agli anni 50 nelle città. C'erano i vespasiani, cioè gli orinatoi pubblici. Quando si entrava era un qualcosa di incredibile, delle scritte, le più oscene, le più stupide, proteste politiche, c'era di tutto. Non potendo o non riuscendo, non volendo sfogarsi all'esterno, l'orinatoio era il posto dove poter scrivere le proprie esternazioni. Ecco, oggi per molti il social ha preso il posto dell'orinatoio. Manifestano una violenza che forse in fondo non è neanche in loro. È un po' l'esempio, abbiamo mai visto
il comportamento degli automobilisti, persone serie, educate, di buon senso, appena si chiudono dentro un'automobile e diventano subito irascibili, pieni di rabbia, volano parolacce. Che cosa succede dentro l'abitacolo dell'auto che trasforma le persone così? Ecco, allora, per molti social sono così. Ho visto molte persone che hanno scritto parole tremende, ingiuriose, poi quando vengono contattate personalmente non sono così e addirittura chiedono scusa. Beh, insomma, sono le scatole, evidentemente, quello che ci avvolge, che un po' ci nasconde, che ci porta ad avere atteggiamenti esasperati. Insomma, lei parlava prima dei Vespasiani. Quante volte, andando in un autogrill, abbiamo visto anche scambi di tipo diverso, proposte, incontri. Adesso in fondo sono i social che servono anche come punto di comunicazione, no? Anche per altre forme, quello dell'incontro, della conoscenza. Forse c'è bisogno di entrare in contatto con qualcuno, l'uomo è forse molto solo. Sì, e sta a noi su questo fare una scelta. Noi quello che prendiamo, quello che riceviamo, ci nutre e modifica il nostro comportamento. Allora, una scelta che per esempio io ho fatto, è mai guardare immagini di violenza, perché fanno male, entrano dentro e in qualche maniera danneggiano il proprio essere. Quindi c'è bisogno di fare delle scelte, di rifiutare certe situazioni, certe immagini, certe espressioni. Insomma, c'è anche questa forma di ammorbamento e anche di contagio, insomma, la violenza crea violenza, quindi dovremmo proprio evitare di portarla all'attenzione degli altri, soprattutto noi che facciamo informazione, insomma, dovremmo un po' anche fare qualche censura rispetto alle immagini che promuoviamo. Per questo parlavo prima della necessità della compassione. Compassione non significa scusare, ma di fronte a una reazione negativa viene la rabbia, ma la rabbia è un sentimento negativo, tossico, che intossica me e intossica la vita degli altri. Allora trasformare questa rabbia che viene spontanea in compassione. Tossicità, insomma, quindi stiamo lontani da quello che ci intossica. E prima parlavo di questa ragazza disabile che peraltro ha avuto 20 giorni di prognosi. Ecco, lei nel suo libro Due in condotta parla della sua esperienza a Capodarco con i disabili. Ecco, che cosa ha imparato dal mondo della diversità, soprattutto oggi che le persone diverse sono viste anche come soggetti da allontanare? Sì, è la fine degli anni 60. Un prete folle, visionario, ebbe un'intuizione: tirar fuori le persone con handicap dalle famiglie dove vivevano nascosti quasi con vergogna o dagli istituti e creare una casa per loro. Seppi che c'era questa iniziativa, che c'era bisogno di manodopera, andai, avevo appena 20 anni, in questa comunità di Capodarco e per me è stata un'esperienza stupenda perché pensavo, presuntuoso, di andare a dare e non sapevo quello che avrei ricevuto. E lì ho ricevuto una delle lezioni più importanti che a distanza ormai più di mezzo secolo me la ricordo. C'era da sistemare queste persone con handicap in un salone e io vidi una che mi sembrava un po' assente così e niente, presi la carrozzina e la sistemai. Lei mi guardò e mi disse: perché non mi hai chiesto dove voglio essere messa? Dice: sono handicappata, ma non sono scema. Una lezione fantastica. Ho capito che io dovevo essere le loro mani, dovevo essere le loro gambe, ma non la loro testa. Beh, questo è importante, insomma, anche per tutti coloro che non solo sono nati disabili, ma a volte lo sono diventati. Insomma, la vita poi riserva a volte delle sorprese anche non gradite. Quindi imparare a relazionarsi con chi non è esattamente come noi forse è una lezione che dovremmo acquisire tutti. E teniamo presente che a quel tempo, specialmente io mi ricordo quando ero piccolo, quando si trovavano queste persone con handicap, nella generazione, sono del 45, negli anni 50 c'era la piaga tremenda della poliomielite, benedetto vaccino che poi ha salvato, ecco, i vaccini della poliomielite. Ebbene, questi bambini venivano definiti gli infelici. Quando per strada si incontravano i miei o altri, mi dicevano: non lo guardare che è un infelice, come se la felicità dipendesse dalla condizione fisica.
Anche questo è un messaggio, insomma, importante, perché le disabilità poi sono di tanti tipi e anche un po' tutti lo siamo, insomma, nessuno è perfetto, ognuno ha il suo limite, e quindi imparare ad accettarlo e ad accettarlo negli altri, quindi è molto importante per tutti noi. Fatemaggi, lei sempre sulle pagine del libraio, dove pubblica settimanalmente le sue riflessioni, ha scritto che Internet favorisce sicuramente la comunicazione, ma che ogni parola, leggo, è vana e ogni falsa notizia, di questo dovremo rendere conto nel giorno del giudizio. Ecco, il riferimento anche qui è evangelico. Mi sono appuntata Matteo. Ecco, ci spieghi che cosa significa questo dover rendere conto? È la linea di fondo di tutti gli evangelisti, il contesto nel quale Gesù afferma queste espressioni contro i farisei è che lui sta liberando le persone, e i farisei affermano che la liberazione di Gesù è per opera di Belzebù. Allora Gesù, a parole tremende, parla di peccato contro lo spirito che non potrà mai essere perdonato. Cos'è il peccato contro lo spirito? L'azione dello spirito è la liberazione dell'uomo. Affermare che questa azione è malvagia, questo è bestemmiare. Ma perché affermano che la liberazione dell'uomo è malvagia? Perché va contro i propri interessi. Allora è la convenienza il grande peccato che rende refrattaria all'azione del Signore. Affermare perché mi conviene che questa situazione che è di male e invece un bene, o affermare che questa situazione che è un bene invece male, sempre per la mia convenienza, questo per Gesù è imperdonabile, ma non perché il Padre non perdoni, perché queste persone mai chiederanno perdono al Signore. E poi su questo torneremo, anche perché il Papa ne ha parlato proprio il 25 aprile. Ecco, quindi diciamo che si moltiplicano anche nella società che noi stiamo vivendo i valori che sono propugnati dai falsi cristi, o diciamo anche dai falsi profeti. Lei diceva anche seminatori di zizzania. Insomma, noi come facciamo a distinguerli? Beh, Gesù già ci avverte, sempre appariranno falsi cristi, cioè falsi unti del Signore. Sono questi leader che hanno la soluzione facile a tutti i problemi complessi e promettono, senza poi in realtà dare nulla. I falsi profeti chi sono? Quelli che li sostengono. Allora, qual è il criterio per distinguere il falso Cristo e il falso profeta da quelli che invece possono essere veri profeti? Il criterio che ci offre il Vangelo è il loro rapporto con il potere. Se il potere li esalta, li aiuta, li premia, li incoraggia, c'è da stare attento. Se invece il potere li tartassa, li perseguita, allora il profeta è vero, perché il profeta annunzierà sempre quello che è vero e spesso è sgradevole. Il falso profeta annuncia e dice quello che la gente ama sentire. C'è già tutta la denuncia nell'Antico Testamento contro questi falsi profeti che vanno proclamando pace, pace, quando gli dice no, non c'è la pace, c'è la catastrofe, ma la gente non vuole sentire annunci negativi e preferisce quelli che li gratificano. Questi sono i falsi profeti e conducono al disastro totale. E la storia ce l'insegna anche attuale. Fate immagine, lei mi perdonerà se io cerco sempre di agganciare il Vangelo e quindi la sua predicazione a quella che è l'attualità. Ma io credo che il Vangelo ha una valenza che va al di là del tempo, no? Non è una cronaca, ma è un paradigma di esempi che comunque si ripetono sempre nel tempo. Insomma. Quindi noi vediamo che anche oggi si va sempre alla ricerca di un capo, no? E una persona, insomma, che dia la linea, e a volte si rivela anche un despota. Insomma. Da poco abbiamo festeggiato il 25 aprile, ma insomma la liberazione è un processo in divenire, non è mai definitiva. Per una felice coincidenza, il 25 aprile la liturgia presentava proprio il Vangelo della liberazione. Gesù, che come pastore entra in un recinto, lo apre e spinge fuori le pecore che ascoltano la sua voce e lo seguono. Ma quello che fa Gesù non è poi rinchiudere queste pecore di nuovo in un altro recinto, più bello, più santo, più perfetto. No, Gesù rende libere le persone e si formerà un solo gregge. Ecco, allora è il Vangelo della liberazione. Allora bisogna stare attenti a coloro che invece vogliono chiudere nei recinti.
qual è il fascino del recinto? Il recinto naturalmente ti dà sicurezza perché sei protetto, però ti toglie la libertà. Dove non c'è libertà, non c'è vita e non c'è azione del Signore. E a proposito del 25 aprile, insomma, io ho anche ascoltato su YouTube, nello spazio dedicato proprio al Centro Studi Biblici, il Vangelo di Giovanni della quarta domenica di Pasqua. Ecco, parlava appunto del buon pastore e anche dei mercenari. Lei faceva prima riferimento alla convenienza. Ecco, torniamo su questo aspetto, perché la convenienza è un qualche cosa che anche oggi noi vediamo sempre, ci scontriamo con questo concetto, insomma le persone cercano spesso la convenienza a scapito poi insomma dell'accoglienza, della libertà, della compassione, come diceva lei prima. Se noi vediamo la cronaca, all'origine delle grandi disgrazie, all'origine, alla fonte delle tragedie, c'è sempre la convenienza dell'uomo che per il proprio interesse ha lasciato che il male dilaghi. Nei Vangeli il problema per Dio non sembra essere il peccato. Dio, nella forza del suo amore, il peccato lo sbriciola come neve al sole. E neanche il peccatore. Quando Dio incontra il peccatore, lo ubriaca d'amore e trasforma il peccatore in un santo. Dove Dio ha le mani veramente legate è di fronte alla convenienza. Di fronte alla convenienza anche l'azione del Signore si ferma. Ecco perché tutto il Vangelo è contro la convenienza. Eppure noi lo vediamo, come dicevo prima, che le grandi tragedie, i grandi mali, grata grata, alla fine cosa c'è? C'è sempre l'interesse, la convenienza. Quando si agisce per il proprio interesse e non per l'interesse degli altri. La differenza tra Gesù e il pastore e il mercenario, che Gesù agisce per la convenienza del gregge e offre la vita. Il mercenario agisce per la propria convenienza, lascia che il gregge si disperda. Lo vediamo anche nelle famiglie, no? Le eredità, quante divisioni hanno creato e continuano a creare. Quindi dove c'è convenienza non c'è amore. L'eredità è un frutto avvelenato che contiene in sé il seme della dissoluzione. Perché, essendo frutto di egoismo, perché se fossi stato egoista non avresti accumulato tanto da lasciare in eredità, se fossi stato generoso non avresti lasciato dei beni. Allora quello che tu hai accumulato è stato frutto di egoismo, e quello che è frutto di egoismo c'è in sé il seme nefasto, negativo della divisione. E infatti dopo si vede famiglie che sembravano tanto unite, fratelli, sorelle che sembravano tanto amati, sono capaci, e non invento, di non parlarsi più per un armadio, per un mobile, per il muro di una casa. Allora dov'era tutta questa unità? Quindi l'eredità è una forma di vendetta da parte dei genitori nei confronti dei propri figli, per rovinargli per sempre la loro esistenza. Insomma, Francesco ci ha insegnato che bisogna spogliarsi di tutto, quindi la povertà intesa in questo senso è importante da raggiungere, meglio non avere niente? Meglio avere quello che conta nella vita, quello che rimane per sempre. Permetti un esempio minimo. Quando morì tanti anni fa papà, guardammo le sue cose, nel portafoglio aveva 3 monete da 10 lire. E ne prendemmo una per mamma, una per mia sorella, una per me. Una moneta da 10 lire è stata l'eredità di mio padre, ma quello che ci ha lasciato d'amore, di generosità tra lui e la mamma e verso i nostri figli, le 10 lire oggi non valgono più niente, ma quello che ci ha lasciato cresce e si moltiplica nel tempo. Allora è questo quello che i genitori devono lasciare di eredità, il loro amore e la loro fedeltà. Non preoccuparti, ma fidati di me, insomma, è un messaggio sempre attuale allora. Questa è sempre la linea del Vangelo, continuamente, anche quel brano che abbiamo appena accennato del pastore. Il pastore, dice Gesù, non offre la vita per le pecore in un momento di bisogno, ma fa parte già del suo programma, le precede. Allora di che cosa ci vogliamo preoccupare? Abbiamo un Signore che ci guida, ci segue, ci accompagna e interviene non quando c'è bisogno, ma ancora prima lo precede. Allora di che ci si vuol preoccupare? Basta fidarci e affidarci. E veniamo a questo nostro Papa, insomma questo grande Papa Francesco, che proprio in occasione del 25 aprile, mentre ordinava 9 diaconi, ha detto: siate pastori di popoli e non imprenditori, non lasciatevi conquistare dal denaro, la vostra è una missione,
che va esercitata con vicinanza, compassione, come lei stesso ha detto, e tenerezza. Insomma, è un messaggio quindi che arriva anche dall'alto delle parole del Papa. Speriamo, speriamo che arrivi, perché purtroppo l'attaccamento al denaro è una delle piaghe del clero, e se il Papa l'ha detto è perché ne ha conoscenza. Quello che determina il valore, l'importanza per le persone, prete o no, per Gesù, è la generosità. Se sei una persona generosa, vali agli occhi del Signore, perché sei una persona che si cresce. Se non sei una persona generosa, puoi essere la più pia, la più devota, la più religiosa del mondo, agli occhi del Signore non vali niente. Quello che determina l'importanza della persona è l'essere generoso, e quindi questo vale per tutti e naturalmente anche per i preti. Ma quanto bisogno c'è di una chiesa accudente, ma io vorrei dire anche di una società accudente? Il Papa ha citato anche i 130 migranti che, dopo aver chiesto aiuto per 2 giorni, non sono stati soccorsi, sono morti in mare. Insomma, qui di accudimento si sente ben poco. Questa è un po' una novità della Chiesa, perché prima parlavamo del brano del Buon Pastore, il capitolo 10 di Giovanni. Per un errore di traduzione, il traduttore, anziché dire saranno un gregge, quindi una comunità di persone che nel messaggio di Gesù sentono la risposta al proprio bisogno di pienezza di vita, tradusse con un ovile, un pastore. Qual è questo ovile? La Chiesa. Quale Chiesa? La Chiesa cattolica. E si coniò lo slogan infelice: fuori della Chiesa non c'è salvezza. Quindi non era una Chiesa includente, ma una Chiesa che escludeva quanti non stavano all'interno di lei. E questa purtroppo è stata la teologia che per 1500 anni ha determinato l'indirizzo della Chiesa. Quindi la Chiesa è una sorta di fortino dove chi dentro è salvo e chi fuori invece è perduto. Oggi finalmente, vedi quanto è importante la traduzione dei Vangeli, la Chiesa ha compreso che la Chiesa è il luogo dell'accoglienza dove ogni persona si senta amata, rispettata nella sua dignità e questa è un po' una novità di questi ultimi decenni, nella sua diversità. Noi facciamo riferimento al nostro biblista e teologo di fiducia per questo, anche perché siamo andati tutti al catechismo, abbiamo frequentato la Chiesa, ma forse i messaggi che ci sono stati portati non sono esattamente questi, forse erano frutto di cattive traduzioni. Frate Alberto, siamo ormai al mese di maggio, insomma, ci stiamo avvicinando anzi, diciamo che il 3 maggio, che è il giorno della nostra messa in onda, siamo già, diciamo, nel mese della Madonna. Che da madre è diventata discepola di Cristo, lei ha scritto anche un libro, Non ancora Madonna, insomma, vogliamo tornare un po' su questa figura? A me piace sempre parlare della figura della Madonna, perché per me è anche un po' una figura di donna esemplare. Occorre recuperare la Maria dei Vangeli, che è un po' diversa dalla Madonna della tradizione, perché in una società patriarcale, fino a un secolo fa, ma anche 60 anni fa, nella famiglia patriarcale il padre era l'autorità, la severità, il castigo. La madre era la dolcezza. I figli non avevano con il padre quel rapporto che hanno oggi i bambini con il loro papà, lo temevano, avevano paura. Se avevano bisogno di qualcosa, mai lo chiedevano al padre, perché sapevano che arrivava un secco no. Andavano dalla madre e dicevano: mamma, quando vedi papà in buone, dici che ho bisogno di questo. E la madre, approfittando di un momento in buona del padre, gli chiedeva qualcosa per il figlio. E poi il padre scaricava, quando c'era bisogno, il suo castigo sul figlio. Una volta veramente si picchiavano i figlioli. E cosa faceva la madre? Spesso la moglie si metteva in mezzo tra l'ira del marito e il proprio figlio. Tutto questo è stato trasferito nella relazione con la divinità. Per cui Dio è padre, allora c'è da temere, da avere paura. Maria chi è? Maria è la madre. Allora, se abbiamo bisogno di qualcosa, non lo chiediamo al padre, ma lo chiediamo alla madre. E se arrivano i castighi, c'è la madre pronta che ci difende. Ecco, tutto questo crolla, perché il ruolo di Maria non è di difenderci da Dio. E le nostre preghiere non abbiamo bisogno di mediatori, fossero pure eccellenti, ma possono essere rivolte direttamente al padre. Allora c'è da recuperare tutto questo, di non fare di Maria una divinità, una dea, ma
come affermavano i padri della Chiesa, una sorella con cui camminare, una donna che ha creduto nel progetto di Dio su di lei e è andata avanti a testa alta nonostante le difficoltà. È una, anche questa è una visione decisamente nuova, insomma, questo rapporto diretto con il Creatore a cui noi non siamo stati abituati. Abbiamo pregato i santi, la Madonna, e i beati, però poi non abbiamo mai pensato che... È perché siamo nel paese delle raccomandazioni e quindi abbiamo sempre bisogno di una raccomandazione. Se io ho bisogno di un favore da un personaggio importante, non posso andare direttamente da lui, ma se conosco la cugina del cognato dell'usciere, chiedo attraverso la cugina del cognato dell'usciere di fargli arrivare, ecco, la raccomandazione. Gesù invece ha detto non c'è bisogno di raccomandazioni, rivolgetevi direttamente al Padre che, sappiate, sa ciò di cui avete bisogno prima che ancora glielo chiedete, allora basta ringraziarlo. E non importa chiederglielo in un modo o nell'altro, lui lo sa. Frate Maggio, una domanda un po' fuori programma, ma mi viene in mente, perché parlando della Madonna, parlando della donna, a me viene in mente sua mamma, che peraltro io ho conosciuto. Com'era questo rapporto? Sua mamma era protettiva, mediava. Mamma veniva rimproverata dalle sue amiche per l'eccesso di libertà che ci lasciava. Mamma non è stata mai una chioccia che ci ha trattenuto, ma ci ha sempre spinto fuori, ci ha sempre reso persone libere, persone indipendenti. Di questo gli sono grata. Era perché era libera e indipendente lei, quindi non voleva dei figlioli attaccati a lei come una chioccia, ma sempre ci ha spinto a cercare nuove espressioni, nuove modalità, ma comunque essere pienamente liberi. Ma quando lei prese due in condotte, sua mamma andò dall'insegnante, questo l'ho letto nel suo libro, per capire che cosa era successo, insomma, perché lei aveva preso due in condotta, come andò a finire? Tornò a casa e? Ma l'insegnante fu tremenda, disse a mamma, quindi me, dice, è un ragazzo di strada, senza padre, senza madre, senza educazione, senza rispetto, lo mandi a lavorare perché non combinerà mai niente di buono nella vita. Parole tremende. Usciti da questo colloquio, che ricordo umiliante per una madre sentirsi queste cose, e mi aspettavo chissà quale sgridata da parte di madre. Mamma mi guardò e con un sorriso mi ha detto, dice, hai visto come le buttava male il paltò? Perché la mia è una famiglia di sarti e il criterio morale e estetico è importantissimo. Le buttava male il paltò. A una che le butta male, che porta male il paltò, può dire qualunque cosa, non è credibile. E arrivati a casa, io aspettavo che mamma, papà gli avrebbe raccontato, guarda questo figlio, mamma gli dice, vedessi com'era vestita, un paltò verde con una gonna gialla, e cominciò a descrivere tutti i difetti. Quindi non era credibile una che non sapeva vestirsi. Frate Maggi, allora, dicevamo che siamo in maggio è sempre stato il mese dei fioretti, tutti li abbiamo fatti, niente gelato, niente fragole, io mi ricordo le mie, insomma, i miei sacrifici da bambina e non capivo e non capisco neanche adesso. Ecco, lei che cosa ne pensa? Ne ha fatti, ne sta facendo? Di fioretti. Il mese di maggio ad Ancona, nella piazza principale, si chiama Piazza Cavour, apriva la gelateria ed era un momento atteso anche perché i mezzi a quell'epoca erano quelli che erano, di poter avere un gelatino. Ebbene, c'era sempre la catechista, la suora, il parroco che diceva offrite il gelato alla Madonna, e io non capivo perché questa Madonna aspettava il mese di maggio per prendersi il mio gelato, e era tutta un'idea religiosa che non ha nulla a vedere con i Vangeli. Anzi, Paolo dirà, tutte queste cose non solo non hanno alcuna importanza, ma sono negative, perché ti credono di soddisfare il rapporto con Dio, quando in realtà soddisfi soltanto il tuo egocentrismo. Il Signore non ci chiede niente, il Signore ci chiede di essere accolto, vuole fondersi con la nostra vita e di darci agli altri. Non conta quello che facciamo per Lui, ma quello che facciamo per gli altri. Allora, se devo rinunciare, torniamo al gelato, non è per offrirlo alla Madonna, ma per offrirlo alla persona che magari non lo può prendere, questo sì. E questo, anche questo ci fa riflettere. Frate Maggi, chiudiamo come sempre con un'anticipazione sulla sua prossima pubblicazione. So che ha appena consegnato le bozze del nuovo libro. Cosa leggeremo prossimamente?
Dunque, stiamo toccando con ansia, e lo dicono anche i dati scientifici, è aumentato l'uso di antidepressivi, di tranquillanti dalla parte delle persone. C'è tanta ansia, tanta angoscia. Allora, questo è un libro, una serie di articoli, per aiutare a vedere le situazioni della vita, della società, della Chiesa, dell'umanità, con lo sguardo del Signore. Perché lo sguardo del Signore? Perché lo sguardo del Signore ha orizzonti molto più grandi di quelli che possono essere i nostri. Noi vediamo fino a un certo punto, ma non di più. Allora, guardare le cose con lo sguardo del Signore, quindi vedere che c'è l'azione del Creatore nella nostra esistenza, un Creatore che ci chiede di collaborare, di non scoraggiarci di fronte alle espressioni di male che possiamo vedere, ma di liberare nuove energie d'amore, di luce, di vita. Questa è la posizione vincente. Quando uscirà? È a giugno. Allora prepariamoci, insomma, dopo i fioretti che non faremo, prepariamoci alla lettura antistress. Grazie frate Alberto, ecco, possiamo continuare a seguire frate Alberto Maggi sui social, sul suo profilo Facebook, che è attivissimo, scrive continuamente, ecco, poi possiamo anche vedere sul centro studi biblici tutti gli appuntamenti del centro di Montefano che piano piano noi speriamo possano riprendere. Allora un saluto a frate Alberto Maggi, grazie. Grazie, grazie Lucio, buona giornata, grazie.